Grazie, nonnaccia, dell'invito a questo sgangherato valzer di famiglia nel quale volteggia tutto il parentame. Ogni giro un nuovo viso. Il mio carnet è zeppo. Dimmi, a chi devo concedere l'onore del primo ballo? E perché proprio io? Che cosa ti fa pensare che io somigli a tutti voi? Se il sangue fosse davvero così affollato da anticaglie, non potrebbe nemmeno scorrere nelle nostre vene. Il mio poi è un sangue anemico. Guarda, mi scalfisco con un ramoscello. Vedi com'è rosato. T'approfitti di me perché sai che non credo nel tempo e lo considero un'invenzione, una menzogna per scandire il transito sulla terra. Si sta dove non c'è inizio e dove non c'è fine. In quel mezzo c'è la vita. E tutto gira, gira, gira. Le cose tornano. Tornano i visi. Ora che per te è finita, cerchi anime nelle quali riversarti. E cerchi la mia di anima. Ladra dei miei occhi, delle mie buone intenzioni. Tu lo sai quanto avrei amato venirmene con te, tua sorella, su per le erte di merda secca del tuo paese. O giocare con mio nonno, bambino, a tatuarci insieme una stellina qua sulla fronte con il bottone nero dei papaveri. Quando mi chiedi se ci sono stata in questi vostri luoghi, a me sembra di sì, d'esserci stata. E che quella donna, quell'uomo, quel vecchio, quel bambino, chiunque fossi io. Ma il problema è stata la tua casa, la tua rigatteria di ricordi, lo sgabuzzino nero e i ritratti sfocati di chi già era morto prima ancora che io nascessi. Amori di cui ero stata privata. Quanto ho desiderato liberarli tutti, i miei avi infanti, e portarmeli appresso per regalare loro una giornata delle mie. Insegnargli il modo che m'ero ricavato io di andare in culo a tutti. Ah, se ce ne avevo di mondi da giostrarmi. Hai voglia a formicai da sfruculiare, a bruchi da collezione, piccoli da scartare, medi lunghi e lunghi o lunghissimi, da pascere a fogliolone di cavolo cappuccio. Poi c'era la lista degli invitati ai miei giochi, ne avevo trovata di fantasiosa compagnia. Maga Maghella e Mastro Zigoga, che depone le uova col deretano da Martin Pescatore. Io sono furba e cangiante. Verde in primavera e marrone sbruciacchiata a fine estate, come la mantide religiosa dalle lunghe zampe di Pagliuzze. Eccoli, alla fine. Sono venuti da me. S'affacciano a uno tra le zolle. Bisnonno Offredo, presente. Bisnonna Monda, presente. Trisavolo Sauro Cerquaglia, sorelle Cerquaglia, presenti. Nonno Gioacchino, zio Paolo, anche tu. Venite, si va. Si torna tutti all'infanzia. Tutti con me nel tramonto rosso dei campi, marcio in fila indiana col mio sconocchiato battaglione di antenati. Io avanti a tutti, con un pennacchio. Avanti! E il sole in bocca leggero nell'orizzonte come un'ostia che scivoli in una busta da lettera. Una voce urla. E io? Ci sei anche tu, alle mie spalle, sul precipizio della montagna spaccata. Nonna, presente, ripete l'eco nella valle di Travertino. Salvami, nipotina, se non puoi farmi vivere, almeno lasciami riaffiorare con te. No, no, tu non sei ancora dei nostri, tu devi attendere che la comare secca termini il suo lavoro nella bianca valle. Sono le lenzuola del tuo sanatorio che prendono vento come vele a imbiancare la valle. Insieme a te si contorcono nell'immacolata distesa altre anime segnate, fiati senili che arroventano i cuscini. Ma ve ne andrete. A una ve ne andrete, anime mie. Le federe grigie passeranno per la disinfestazione e altre testoline, altri scuri aloni verranno a finirle. Sarà così anche per te, vecchia svergognata, che t'apri sotto e chiami
verso la corolla spampanata del tuo sesso perché qualcuno venga con un unguento a spalmarti un po' di freschezza. A che ti è servito tirarti giù le sottane per tutta la vita, nasconderti il fiumicello vermiglio tra le cosce? Non hai più pudore, non ti è più dato di averne e lo hai imparato in fretta. Ti strattoni le lenzuola via di dosso, quasi bruciassero, ad averlo saputo prima che si tornava cosce aperte, come i neonati. Avresti chiesto il cielo durante l'abbandono, sfuggendo alla tutela del buio nella tua camera da sposa. E ti saresti lasciata prendere all'aperto, sotto le fronde d'argento di un ulivo, nel mio giardino. Buonasera a tutti, benvenuti. Bravino quel signore che legge, decisamente. Allora, Margaret, abbiamo cominciato dall'inizio. Questo era Il Catino di Zinco, il tuo primo libro. Ti comunico che sono quasi 20 anni che è uscito. Facciamo una festa, intendi celebrare in qualche maniera oppure no? Lasci che il tempo passi in maniera fluida. No, ma è colpito anche a me perché era tanto che non lo rileggevo, poi l'avevo completamente dimenticato e è stato appena ripubblicato, appunto, insomma, mi ha colpito molto perché credo che poi, come dire, in un romanzo d'esordio c'è già un po' tutto, no? E quindi mi ricordo l'infanzia, insomma, mi ricordo questo mondo particolare, ho vissuto in campagna, no? E c'era già, come dire, tutto lo scatenamento della psiche, tutta questa voglia, come dire, di dare forma all'invisibile, ecco. Cioè, ti riconosci? Sì, mi riconosco, mi trovo sempre questo chiamare tutti quanti, no? C'è già la letteratura. Hai fatto, no? L'appello, sì, certo. Questo chiamare tutti quanti, questi avi, infanti, no? Cercare, mi ricordo questi pomeriggi di terribile nostalgia, di terribile grigiore a casa di mia nonna, in questa sotterrata, in questa piccola casa, con questa donna anziana, con quei suoi lunghi silenzi, questi improvvisi ma, come se si spalancasse su... Insomma, tutti questi sentimenti, poi credo che poi è quello che poi è stata la letteratura per me, insomma, cercare di ricreare un mondo, di evocare un mondo. E di... Era una bambina, come dire, che aveva una immensa energia, no? E quindi aveva un temperamento artistico perché c'era questa grande energia che però poteva anche implodere, avevo, come dire, questa energia interiore molto, come dire, anche un infinito interiore, no? Qualche cosa che mi travolgeva e poi sono stata, come dire, fortunata, tra virgolette, a trovare una strada, ecco. Naturalmente penso che poi ogni vocazione artistica autentica nasca poi da un trauma e per me la letteratura è stata un trauma perché io non avrei voluto farlo, insomma, ho avuto un padre scrittore che ha avuto una storia molto dolorosa, ha scritto per 40 anni lo stesso romanzo, stesso libro, certo. Quindi capisci che cosa ha significato per me e per tutta la nostra famiglia la scrittura, no? Però poi era, come dire, quindi io non pensavo di volerlo fare, non credevo di saperlo fare, fu Sergio ad insistere fortemente e poi se ripenso indietro, ad esempio, però già, come dire, avevo scritto molte poesie da ragazzina, una cosa che mi sono ricordata recentemente che credo di non aver mai detto perché l'avevo proprio rimossa, però avevo scritto tantissime poesie. Ma non esistono più, non le hai più rilette? No, purtroppo le ho date a degli amici all'epoca, insomma, e purtroppo non le ho perse così, le davo così, insomma, quindi però mi ricordo, infatti mio padre diceva sempre tu sei una poetessa prima di essere, insomma, di una scrittrice di romanzi. E, però ecco, insomma, mi ricordo questa grande, come dire, ero come una persona, un bambino sciso, questa è una cosa che capita a tutti i bambini di avere, come dire, un mondo immaginario molto forte, no? Di crearsi dei compagni, di inventarsi dei compagni, tutti questi qui tipo Maga Magella, Mastro, era come se io colorassi il mondo di tutte queste figure di fantasia, no? E questa era molto forte, naturalmente è come camminare su un crinale molto faticoso perché non sai mai dove è la realtà e non sai mai, in me l'esercizio era abbastanza formidabile, tutti i bambini lo fanno, nel mio caso era moltiplicato, ma quando poi non eri più una bambina hai effettivamente cominciato a scrivere al di là di queste poesie che lanciavi per il mondo, hai riconosciuto la scrittura come il tuo linguaggio, come la tua necessità? Oppure all'inizio sì e no? Credo, perdonate, che non ci sia nulla di più difficile che parlare del proprio lavoro, no? Sì, del proprio lavoro, però di se stessi, perché poi per me è, come dire, una cosa molto intima, e non, ma come per tutti, insomma, credo poi è anche un po' scabrosa, perché poi non riesco mai a cincischiare un lavoro che faccio con una tale tensione.
quindi insomma è sempre abbastanza, però mi ricordo che quando, come dire, quando cominciai a scrivere ci fu uno scatenamento, cioè ci fu qualche cosa come una diga che si rompeva improvvisamente, infatti mi ricordo sempre avuto una grande energia fisica, perché è una cosa che io ritengo che, esempio, che uno scrittore debba avere, perché cioè, tu l'hai sentita nel corpo questa cosa, sì, della scrittura, ma perché ripeto che uno scrittore deve avere, per scrivere ci vuole tanta forza fisica, infatti è una cosa che io sento, esempio, adesso che gli anni passano mi rendo conto, questo è il primo anno, per dire che io sono andata via da Roma, ho preso un piccolo posto a Orvieto, una città da Roma, perché non ce la facevo a tenere poi una famiglia numerosa, insomma si sa molto di me, ma insomma una famiglia numerosa, seguo il lavoro di Sergio, insomma, quindi è una vita abbastanza complessa come quella di ogni donna, però insomma nel mio caso, perché poi è un lavoro che faccio in maniera totale, ecco, non l'ho mai fatto così in maniera parziale, quindi credo che poi alla fine ho sempre, questo è stato il, come dire, ho riconosciuto qualche cosa, nel senso ho riconosciuto che improvvisamente c'era come qualcuno che scriveva al posto mio, no? C'era, e questa è la prima, però non pensavo mai di pubblicare, questo è un libro che mi fa, come dire, anche abbastanza struggimento a ripensare a quegli anni, perché è un libro che per anni ho trascinato con me, ho riscritto queste pagine per 100 volte, insomma, come capita, no? E poi è andata, naturalmente è uscito, con naturalezza, dico. Ma sono stata molto rifiutata, poi alla fine invece trovai un episodio, lo pensa a quelli che ti hanno rifiutato adesso, cosa diranno? Poi me lo pubblicò a Marsiglio, insomma, e quindi poi alla fine, dopo, poi era una vita molto felice fin da subito, insomma, quindi poi... Ma tu rileggi le tue cose, questa per esempio ogni tanto le rileggi? No, questo veramente era tantissimo tempo che non adesso la Mondadori ha fatto una bellissima edizione che ho visto la copertina così, ma ha riletto il libro? No, ogni tanto ho riletto qualche cosa che era stata scritta intorno al libro, però io non sono sempre una scrittrice narcisista che ama anche, come dire, godere di sentirsela. Anzi, spesso una delle cose che mi, ad esempio, che mi infastidisce molto degli incontri che faccio, poi ne faccio veramente pochissimi, è il fatto che poi adesso va tutto immediatamente su internet, per cui non fai in tempo a fare una cosa che ti trovi lì, ed è una cosa... Ma guarda, è già su internet quello che ancora non hai detto oggi pomeriggio, pensa, è già in streaming. Questa è una cosa terribile, perché in realtà non io mi stanco molto di me stessa, perché ho una caratteristica, sono un po' indolente, per cui come facilmente, quindi non sono una persona che ama riguardare... Che... Quindi come tutti gli indolenti fai tantissimo, è un'energia pazzesca, ma prima di avere questo tuo luogo a Orvieto, cioè per tutta la tua vicenda di scrittrice, come facci? Cioè la famosa stanza per sé di cui parlava Virginia Woolf, no? Questo spazio di silenzio, di quiete, di non preoccupazione, che per le donne forse è particolarmente arduo. Tu te la cavavi, insomma, giravi il ragù e intanto scrivevi, portavi un bambino all'asilo e intanto pensavi? No, perché non riesco mai a fare due cose insieme. Perché poi appunto è proprio uno sprofondamento, quindi ha bisogno proprio di una stanza tutta per sé che sia almeno, come dire, interiore, almeno una quindi, stanza quindi mentale, è sempre, certo, stato un luogo lontano da casa, tranne i primi anni quando eravamo soltanto io e lui, ma insomma è sempre stato anche un buco, perché poi io da ragazzina scrivevo nel pollaio a casa, no? Io studiavo nel pollaio vicino ai polli, mi sembra un luogo sì, eccellente, e quindi alla fine credo di aver sempre riproposto lo stesso luogo, perché poi forse nella vita uno, come dire, non cambia mai veramente, semplicemente si adatta un po', scusa, no? Però quindi... adesso non pensare che io ti lascio, che mi lasci sfuggire, ci lasci sfuggire questa cosa, in che senso nel pollaio? Nel pollaio? Che andavi lì con i libri, la sì, penna? Sì, sì, nel pollaio, dove c'era una piccola casetta dove c'erano i polli, io là, mi mettevo là, mi ero fatto un piccolo scrittoio, così pude avere un po' di isolamento, perché erano quattro figli, insomma c'era sempre un gran... Bailam, e quindi io in realtà ho sempre le prime cose che ho scritto le ho scritte nel pollaio, e questa è una cosa che poi ad esempio c'è una scrittrice che amo molto, che è Flannery O'Connor, che dice delle cose sulla scrittura meravigliose, tra cui una che io ho sempre pensato, cioè il fatto che per scrivere ti devi sporcare le mani, ti devi infangare, ti devi rotolare nella polvere, perché cioè, non è un non lavoro, era una metafora, ecco, non è un lavoro con per cui ti devono sudare le ascelle, quando io dico diventi veramente brutto, cioè ti veramente ti imbarbonisci, cioè un lavoro che ti trascina se veramente lo fai. E lei pensa che poi ha avuto una vita infelicissima questa donna, perché è morta giovanissima, era malatissima, e per quello ha scritto delle cose talmente piene di vita e di tutto, e lei la prima cosa che ha fatto a 12 anni ha insegnato a un pollo a camminare all'indietro, e questa è una cosa che... Ma e allevava a pavone. Sì, quindi io, ecco, ero una così, cioè a me piacevano le imprese, e credo che questa è una cosa che ho sempre mantenuto, cioè fin da piccina mi ricordo mi piacevano le grandi imprese, e in questo senso ho sempre inventato un mondo, ho sempre inventato, e quindi anche questa cosa degli animali, di sapere, infatti ho sempre dialogato anche con gli animali, e credo che poi per uno scrittore questa capacità poi di saper dialogare è... perché poi alla fine tu che cosa credi a un libro, no? A un libro chiedi, come dire, che ti trascini il più possibile lontano, no? Un libro che scrivi o un libro che leggi? Un libro che leggi o un libro che scrivi, è quello che ho sempre fatto, come dire, di moltiplicare storie, di moltiplicare esperienze, cioè che la mia esperienza si possa moltiplicare.
E tu tieni a un libro che questo libro ti trascini lontano, no? Dal tuo mondo ordinario, dalle nostre vite che spesso corrono appresso urgenze ridicole, siamo sempre tutti un po' depressi, tutti un po', no? Quindi alla fine, come dire, circondati da una certa opacità, quindi alla fine è un libro, chiedi, che ti scaraventi lontano, che ti faccia sognare, volare, amare, urlare, cantare, ridere, viaggiare, volare. Però poi alla fine questo viaggio, che cosa, dov'è che ti devi portare dentro te stesso? Perché poi alla fine il vero viaggio lo fai, no? Quindi alla fine tu porti le persone molto lontane, ma alla fine il viaggio l'hanno fatto dentro se stesse. Questa è una cosa che ho sempre pensato, no? È così come dei libri che ho amato e così delle cose che ho scritto. Quella è la cosa incredibile, quando ti accorgi che è un tuo piccolo mondo, perché credo se c'è, come dire, un mondo originario molto forte, anche di dolore, anche con un trauma, cioè poi improvvisamente questo possa allargarsi e diventare poi invece un mondo universale. Credo che sia il miracolo di uno scrittore che riesce, come dire, a comunicare. Ecco, però questa cosa di comunicare io ce l'ho sempre avuta, cioè di voler raccontare una storia a qualcuno. E ti dico, per cui questa cosa dei polli che ti dicevo, perché poi la prima platea sono stati i polli. Ecco. Ma come reagivano? Facevano più uova, meno uova, sai, perché lì poi... Tante, all'epoca tante tantissime uova, sì. Tu parlavi prima della fatica, del dolore, del sudore, dello scrivere, ma poi invece la felicità dov'è? È ancora sempre nella scrittura, nella lettura privata, oppure è anche nel rapporto con i lettori? La felicità, si scrive, io proprio per gli altri, io penso che si scrive per gli altri, perché per se stessi, insomma, bastano attività più remote, no? E che insomma pensare, fare altre cose, quindi credo che comunque poi c'è questa voglia comunque di, io non so se non dovessi mai più pubblicare, probabilmente scriverei lo stesso, però insomma sicuramente scrivi ma con comunque un'altra avendo in mente un altro, insomma, altri, sì, per qualcuno, forza, sempre in mente mondo. Anche soltanto le persone che ti sono vicine, tanto quelle 3-4 che tu sai, diciamo, chissà come reagiranno, insomma, quindi comunque poi da lì si allarga, però penso che è un lavoro che insomma che lo fai, io poi ripeto, quando ho detto non sono una, sempre scritto, come dire, affacciata a una finestra, sempre cercando, io ho sempre osato qualcosa, perché è una caratteristica mia, cioè io ho tanti difetti, però sono una persona che ha un coraggio da gladiatore, è quello che mi piace, cioè per me c'è ogni anche volta il fisico. Ma sai, non, adesso guarda, non è vero, sono un catorcio, però sono ben sistemata, però diciamo, insomma, però la cosa iniziale è sempre stata quella, comunque di battermela, di andare nell'arena e di provarci e di osare, di puntare, per quello ho scritto sempre storie così diverse, ho sempre cercato una cosa, perché per me ha senso solo quello, cioè come dire, è sempre un discorso di crescere, no? Perché poi a una certa età ognuno di noi insomma senti, e credo che in questo senso è stata poi una salvezza, perché poi tutti invecchiamo, a una certa età tu cominci a sentire che poi alla fine se cresci è soltanto, come dice Hillman, o poi ha ripreso Woody Allen, soltanto perché c'è il cancro, ma insomma fisicamente, come dire, mano a mano ti rimpicciolisci e diventi sempre un po' più timoroso, eccetera. Invece l'arte ti dà questa possibilità che invece la tua esperienza invece da qualche parte si possa allargare, possa continuare, e questa è una cosa meravigliosa, insomma, quindi c'è come un patrimonio prezioso, certo è un impegno, perché poi è un impegno faticoso, perché comunque io credo passo una vita di solitudine e anche di profonda, insomma sempre a scoperchiare, quindi in fin dei conti scoperchi e scoperchi, alla fine scoperchi la desolazione della condizione umana, del fatto che comunque siamo tutti quanti compagni di viaggio su un carro senza ruote verso il nulla, no? E quindi alla fine, quando ripeto questo sentimento della nostalgia, che è sempre stato il primo, cioè cercare di fermare le cose della vita che comunque mentre accadono già non ci sono più, e questa è la tragedia della vita, no? Cioè tutto se ne va in un attimo, no? E allora credo che poi, come dire, sempre, c'è sempre questo movimento che è quello appunto di questo desiderio di afferrare le cose, perché poi anche quando cresci ogni volta è come se tu cresci, perché poi alla fine è come se poi perdi ogni volta qualcosa, ogni volta che cresci. Questa nostalgia c'era, ovviamente l'abbiamo sentita nel brano del tuo primo libro che abbiamo letto. Noi seguiremo una scansione più o meno cronologica, cioè passiamo di libro in libro e quindi adesso andiamo verso la seconda lettura. Volevo farti soltanto un'altra domanda ancora sul Catino di Zinco. Tu hai detto che ti riconosci ancora risentendoti, riconosci te stessa in un libro di qualche anno fa, insomma di una ventina di anni fa. Linguaggio. Allora, nel brano che il dottor Castellitto, ormai ufficialmente un dottore, no? Ecco, ha letto, ci sono la parola anima e la parola merda, merda secca per la precisione, nella sua variante merda secca, a distanza di poche battute.
Non so se esista un galateo o un perbenismo letterario che proibisce l'uso di entrambe le parole, no? Quella più astratta, carica, palpitante, eccetera, e quella invece più, diciamo, terrestre e volgare. Ci sono dei registri linguistici che tu non usi, che disprezzi, che non senti, oppure il pudore del linguaggio non c'è, non ci può essere, perché altrimenti non riesci a tirar fuori tutto quello che hai detto fino adesso? Puoi anche far finta di non aver sentito la domanda. No, è interessantissimo, ma insomma, credo che la lingua è lo scrittore, cioè a me quello che mi piace dei libri, quello che mi piace a me è la scrittura, cioè in realtà io sono innamorata della scrittura, scrivo perché è la scrittura la cosa che mi interessa, perché la scrittura è il tessuto, è tutto, e il resto poi le storie sono, come dire, un regalo, no? Come dire, è quello che tu regali ai lettori affinché ti seguano, affinché vadano, però alla fine credo che poi di un autore tu che cosa sposi, che cosa è la visione, è la voce del mondo, è la visione, certo, del mondo. E quella visione del mondo è la voce, quindi e quella è tutto insieme, quindi la lingua, credo che poi la lingua si modifichi con te, insomma, quindi alla fine forse il primo romanzo io ero come un po' c'era un mondo di un'ottagenaria, c'era un mondo, poi vengo dalla famiglia di pazzoidi, di filosofi, di affabulatori, quindi c'era una lingua di famiglia molto stravagante e questo un po' si sente, quindi e nel primo libro poi c'è, siccome è comunque il racconto di un'ottagenaria, c'è questo linguaggio un po' aulico, anche un po' desueto, con toscanismi e neologismi, che era quello della nonna, e poi c'è un linguaggio più brutale, più che è quello della ragazza, perché all'epoca io ero, insomma, avevo 18 anni quando mia nonna morì, io la seguii molto in questo percorso finale, no? Era una di quelle creature poderose, no? Che hanno attraversato un secolo con una forza, e quindi come dire, partiva poi dalla voglia anche di restituire dignità e quindi c'è questo specchiarsi, no? Ci sono queste due lingue, no? Che è quella della nipote che dice anche delle cose brutali, poi forse, come dire, ogni libro ha trovato la sua lingua, ma finché non trovo la lingua non trovo il libro, quindi capito? La prima cosa è quella, trovare come entra dentro, e quindi quello è il canale, cioè vuol dire che esistono anche libri tuoi per i quali non senti di aver pienamente trovato la lingua e che quindi non nascono, non vengono al mondo. Questa è un'altra bella cosa, probabilmente è così, io ho una vecchia abitudine, adesso un po' meno, avrei scritto tantissimo e pubblicato molto poco, io sempre ho scritto romanzi e li ho lasciati lì. In effetti sì, la pila non è meno di una spanna, non è tantissimo. No. Però insomma, veramente ho scritto molto di più e l'ho abbandonato con grande facilità. Quando io non sono così innamorata di quello che scrivo, poi alla fine mi stanco, vado avanti, faccio un altro pezzo di vita e lo rileggo e non, poi mi fa molta fatica a ricorreggere me. Ad esempio io non capisco gli scrittori che plagiano, che prendono dei pezzi dagli altri, per me è talmente, come dire, naturale scrivere fiumi, per cui alla fine non mi fa molto più fatica dover ricorreggere o fare le ricerche, tutta quella parte lì, e invece tutta la parte come della creazione, quella sono molto spudorata, perché il gioco è la sfida, capito? È fronteggiare qualche cosa che ti sfugge e tu cerchi e poi sai, è quel micidiale esercizio che è, come dire, di rendere lineare il caos, no? Cioè di cercare di dare un ordine, no? Certo, le parole vanno in sequenza, non puoi... quindi quello è... improvvisamente queste parole devono venire, poi non so, poi probabilmente avrei potuto trovare altri linguaggi espressivi, non so, perché poi mi sarebbe piaciuto anche fare altre, dipingere, non so, capito, fare delle cose, perché a volte ci penso, mamma mia, ogni volta costruire, capito, poi devi tagliare, fare, devi tornare, quando ti ripeto che io sono una grande lavoratrice, perché credo che non esista alternativa, cioè è un lavoro che è spietato, io capisco quando poi le persone tipo Philip Roth che dice non ne posso più, hanno fatto, accumulo frustrazioni, accumulo frustrazioni pur essendo stato uno scrittore così vivo fino a un secondo prima, e quindi lo capisco profondamente, chi scrive insomma lo sa che cosa vuol dire, però è anche, come dire, è la parte più bella, più fantastica, più astratta, capito? È una storia d'amore, come poi ogni volta veramente fuggire da un amante, cioè io quando mi prendo col mio trenino e me ne vado a Orvieto e mi chiudo in quella stanza, in realtà lui lo dice proprio, Sergio, cioè, te ne vai dal tuo amante, insomma, capito? Quindi è vero che mi ti dà delle possibilità, e credo che questo sia anche poi per le persone comuni che fanno, insomma, come dire, leggere un libro è anche questo, no? È trovare una compagnia intima, profonda, qualche cosa che ti rivela, no? Qualche cosa di tuo, e questo è la magia, quindi è, come dire, è molto seducente, molto, dall'altro è un mestiere molto sensuale. Io sempre ho scritto con tutti i sensi spalancati, perché quando dico una storia d'amore è un mestiere proprio, quando dico fisico, quando dico in cui c'è veramente, tu c'è un'energia, no? Cioè, e quindi quella è l'energia dell'essere umano, che spesso è anche un'energia sessuale, no? Quindi c'è veramente tutto. Quindi è una grande risorsa, perché da una parte ti consente appunto questa vita altra,
che ti aiuta a sopravvivere nella vita ordinaria, che è ordinaria per tutti, perché poi ognuno di noi, insomma, ognuno al proprio livello, insomma, si arrabatta un po'. Secondo libro. Poi vi faccio vedere come cammina un pollo al contrario, più tardi ve lo faccio. Nel senso che ti ha addestrato? Certo, sono okay. Stato il primo. L'ha imparato attraverso me, dice. Allora, non ti muovere. Vieni vicino a me. Lei obbedì. Posò la testa sulla mia spalla, la sua piccola testa ossuta e fremente, e rimase così, a guardare la strada con me. Guidavo e ogni tanto mi bastava spostare di poco la mascella per incontrare un suo orecchio o una porzione qualsiasi di lei per baciarla. Lei respirava sommessamente e a poco una grande pace si impossessava di noi. Non era una giornata di sole vivace, c'era un tempo poco caritatevole, qualche strascico di nebbia. Il traffico procedeva fitto, ogni tanto un tir usciva dalla colonna a destra segnalando in ritardo il suo spostamento. Una giornata qualunque, figlia mia, ma davvero niente di che. Ma quello fu il viaggio più bello della mia vita. Se ripenso alla mia vita, se penso a un premio, io rivedo quel viaggio. La velocità che scuote i confini oltre l'abitacolo e noi fermi nel respiro di qualcosa che ci si propone d'incanto, senza lacerazioni e senza fatica. Una felicità fatta di nulla, insperata e profonda. Era come se il cielo, quel cielo grigiastro e anonimo, ci stesse risarcendo. Non ricordavo d'essere mai stato così in armonia con me stesso. Il petto sotto la camicia, la fronte, lo sguardo, le mani posate sul volante, il peso lieve della testa di lei. Italia si era addormentata. Non volevo muovermi per non svegliarla e solo quando ero costretto a farlo spostavo la mano sul cambio dove era adagiata una sua gamba. Piano, con dolcezza. Avevo faticato ad amarla, l'avevo respinta, allontanata. Lei aveva abortito per colpa mia. Ora tutto ciò era trascorso, l'avrei tenuta con me per sempre e quella fuga verso il sud mi sembrava il primo vero passo verso di lei. Sì, quel viaggio a ritroso nei suoi luoghi ci avrebbe dato la possibilità di ricominciare tutto da capo. E ora avevo fretta ad arrivare, di vederla scendere con l'abito stropicciato dal viaggio, mentre una sua mano bianca dietro la schiena, dietro il foulard che vola, si muove verso di me e mi invita a non seguirla, a lasciarle fare da sola i primi passi dentro quello sgomento di cose ritrovate. Forse lì, nella sua terra, sul sagrato di una povera chiesa di pietra che si sfalda, io mi inginocchierò ai suoi piedi, le serrerò le gambe e le chiederò perdono per l'ultima volta. Poi non avrò più bisogno di farlo, perché d'ora in avanti io l'amerò senza procurarle pena. Ecco, a questo pensavo, Angela, non a te. Eri nata, eri sana, anche tua madre stava bene. Le avrei scritto una lettera. Una breve lettera nella quale avrei raccontato tutto senza nemmeno tentare di giustificarmi. I fatti, nient'altro che i fatti, e in poche righe. Il resto era solo mio. Non si può spiegare l'amore, Angela. È solo, si inganna e fatica in se stesso. Hai scelto i brani da leggere qui oggi? Tu o lui? O insieme? Ma questo, forse Sergio. Questo l'hai scelto tu. Ah, bene, no, regna l'altro. L'armonia, complimenti. Parlate di brani? Sì, ho scelto quello della morte di lei, però era un po'... Poi alla fine però hai deciso per questo.
Va bene, sì, diciamo insieme. Cioè in percentuale decidi No, in percentuale ha deciso quasi tutto lui. Ma quasi deciso tutto io. No, almeno cioè, questo. Voi sapete che è l'inizio di una sitcom, questo, è perfetto. No, poi insomma, proprio la dice, deciso te, esatto. Sì. Quelle, quelle piccole pillole di libertà che mi concede nel pollaio. No, diciamo. Li ha decisi quasi tutti lui. Su Non ti muovere è più complicato perché insomma poi alla fine è anche quello molto noto, quindi insomma abbiamo detto vabbè. Ma tu riesci a riascoltarlo, a rileggerlo senza la faccia di Penelope Cruz davanti? Sì, assolutamente. Anche se Penelope Cruz è stata un'Italia, insomma, credo abbastanza indimenticabile, sì. Insomma, quindi assolutamente, però insomma sì, ce la faccio. Poi è incredibile che, ad esempio, io quando scrivo non vedo mai i visi anche Italia, in realtà, che nella quale si sono riconosciute donne, è stata veramente per me un'avventura incredibile, perché insomma mi hanno scritto donne che, elegantissime, che tu puoi mai pensare che minimamente si possano, invece si sono riconosciute in questo senso, con la forza della lettera, si sono riconosciute in questa donna così derelitta, in questa donna così umile, no? Però come dire, come con questa luce, e, che è la luce degli ultimi, no? Cioè di qualcuno che comunque vive ai margini del grande fiume, però è come un osservatorio privilegiato, perché alla fine questa donna vede di più. E quindi mi hanno scritto tutte queste donne, quindi alla fine è come se loro mi hanno poi restituito poi il volto di questa donna, alla quale io non ho mai, io l'ho sempre pensato come un pagliaccio, come una donna molto, no, con dei pezzi, no? E quindi anche i volti poi di tutte le persone di cui scrivo, ecco, quello non ce l'ho l'immagine precisa, quindi quando poi alla fine Sergio pensa poi di farne un film, in realtà si materializzano in quel momento, però non è che io ho un'idea, ecco, il volto è una cosa, è come se non... Cioè senti delle cose, vedi dei frammenti, dei pezzi. No, perché pezzi, come sono sempre non... i dettagli che a me interessano, perché poi credo che sia quello. A volte penso, scrivo, cattedrale, costruisco, cioè, ma in realtà perché poi mi interessa raccontare quella smagliatura sulla calza di quella pezzettino donna che racconta, su pezzettino. Sì, che racconta forse di più della sua disillusione, della sua fatica di vivere, no? E quindi sono sempre i dettagli, lo smalto smangiucchiato, piuttosto che sì, piccole cose, Dio. Il cane spelato, insomma, quelle piccole cose. Queste. Io lo smalto che me l'ha messo mia figlia Annetta, che adesso è appassionata di smalti, e quindi... questo smalto molto hard, sì. No, cioè abbastanza, quindi ecco, però insomma i volti non li... quindi Penelope è stata una rivelazione. Nella graduatoria delle domande antipatiche, noiose eccetera, le domande su come lavorate voi due insieme, tenete tutto insieme, a che punto stanno? Cioè deve essere noiosissimo sentirvi ricchi, dica dottore. No, io non... Io ricevo dalle 8:30 alle 9. Io e Sergio? Sì, cioè il fatto che vi chiedono. No, il fatto sempre, della coppia che lavora insieme. No, questa è una cosa la sempre moglie così. Fa il film, adesso questa però lui una fa cosa, l'analista. Le persone comuni capiscono e lo apprezzano, perché sanno quanta fatica, uno immagina quanta fatica possa essere tirare avanti una famiglia, insomma, e penso sia abbastanza un miracolo, perché insomma sono quasi 30 anni che siamo insieme, abbiamo avuto 4 figli, insomma siamo stati molto esposti sempre, quindi insomma alla fine lui molto più di me, perché bene o male io vivo in cantina, però insomma sono stata negli ultimi anni carino. Un po'. Io nel pollaio. Però insomma credo, ecco, quindi alla fine c'è un grande affetto, una grande, insomma, anzi, perché come dire, siamo visti come due persone appunto che hanno fatto, come dire, fanno il percorso quotidiano No, c'è una cosa che posso dire io, se permetti, e cioè il cinema si fonda sulle coppie, le sceneggiature sono sempre state scritte da grandi coppie, quello che non viene in qualche misura, diciamo, fra virgolette, perdonato a noi due, forse è il fatto che accanto alla coppia c'è l'amore. C'è un'intensità di relazione diversa, che, diversa da quella che ci poteva essere fra Scarpelli e il suo socio, o fra, non so come dire, ecco, un'interiorità, un'intimità che qualche volta, non a tutti naturalmente, perché la maggior parte vede questo con grande, perché questa è una delle forme dell'amore, è quella per noi, il lavorare insieme. Questo però è commovente. Che lavoriamo tanto insieme, cioè alla fine, a parte questo, come dire, Non ti muovere, che è venuto al mondo, che io sono stata molto sul set, anzi l'abbiamo girato qui a Torino, abbiamo fatto tutte le ricostruzioni degli interni di Sarajevo e alcune scene di guerra, insomma, siamo stati benissimo, insomma, in questa città. La quale hai frequentato molto. Siamo molto affezionati, infatti siamo felici di essere qui in questo contesto, perché
comunque una città alla quale siamo legati da sempre, perché noi ci siamo innamorati qui a Torino, per cui è stata in realtà è la nostra prima casa, insomma la città, quindi ci torniamo sempre con grande piacere. Poi è capitato appunto che c'è un'ottima film commission, quindi abbiamo potuto girare qui Venuto al mondo, e devo dire insomma ci hanno accolto tutti, e poi anche molto con grande discrezione, no? Che è una cosa, c'è questa cosa di grande discrezione, cioè che c'è un affetto ma non c'è quella cosa un po' troppo invadente, eccetera. Quindi insomma, però ecco, non è che noi lavoriamo, poi alla fine io scrivo, anche quando scriviamo per il cinema, io scrivo, poi Sergio ricompone, fa, però non è che siamo sempre. Ti faccio la domanda, appunto, la domanda stupida in un'altra maniera. Un matrimonio che dura richiede una manutenzione, no? Cioè c'è un bricolage, devi proprio stringere il rubinetto che perde, sistemare, insomma, ogni giorno fare dei lavoretti per tenere tutto oliato e tutto funzionante. Il fatto che questo avvenga in presenza di due creatività, di due mondi comunque, è un aggravante, è un affaticamento in più oppure no? Oppure vi parlate anche attraverso la lingua della creazione, della fantasia, dell'altrove, del mondo di cui tu parlavi prima? Questo c'è sempre naturalmente, però poi non siamo nessuno dei due, siamo ego riferiti, per cui anche i nostri figli in realtà ci maltrattano, cioè io in realtà lavoro, faccio la pausa, quindi alla fine non c'è questa cosa di essere là che poi ci sediamo e siamo noi e ci raccontiamo le nostre cose. In realtà secondo me sono i cretini che parlano tanto, cioè quelle persone che hanno voglia di dire, quelli che hanno meno da dire. In realtà noi siamo molto silenziosi, questa è la grande poi nostra intesa, noi possiamo stare ore in silenzio, però come i matti che poi tu apri bocca e quello dice, ah, sai esattamente dove sei, no, in quel momento, quindi il percorso, però alla fine siamo due persone completamente, anzi fin troppo, noi ce ne andiamo via sempre un po' sghembi, così come insomma, noi diciamo sempre siamo un po' due barboni che ce l'hanno fatta, è vero, insomma, poi vederci da fuori sembra, ma però in realtà i nostri figli sono molto simili, quindi siamo una famiglia proprio. I figli vi leggono, vi guardano, commentano, no, per niente, cioè sono un pochino adesso, ma non sono, nessuno ha il culto di noi, ecco, proprio siamo proprio, quindi l'immagine che uno può avere, perché tante volte io dico, quando le cose, quando tu dici i detrattori, no, quando ti guardano da fuori con una sorta di spocchia, soltanto perché tu senti che in realtà, come dire, c'è quell'esercizio terribile italiano di riproporre e di riprodurre preconcetti in eterno, no? Per cui ad esempio hanno idee completamente dissimili da quello che tu invece realmente sei, cioè completamente divergenti con quello che tu, cioè noi siamo proprio, chi ci conosce lo sa, insomma, come, per cui insomma io per tutti i miei amici, mi ricordo quando cominciai a scrivere, dice, ma insomma rimasto tutti molto colpiti, perché ma proprio mi dicevano scherzosamente, mai e poi mai avrei pensato che tu potevi, quindi insomma, e credo che poi siamo rimasti così, ecco, non siamo mai lì a guardarci addosso, a dire cosa faremo, cosa, poi siamo anche molto, essendo due artisti veri, io credo siamo anche molto afflitti, perché poi in realtà è questo, cioè in realtà c'è una grande fatica, no, ma è vero, perché poi alla fine c'è una grande afflizione, perché alla fine c'è, sei solo, c'è il balletto che annuisce, no, sì. Ma sei solo come un cane, questa è la verità, perché poi questo è un mestiere, cioè l'arte è questo, poi alla fine le persone ti vedono, quelle poche volte che ti vedono, e ti vedono che tu, e poi ripeto, tu hai sempre questa voglia di comunicare, ma alla fine io passiamo giornate intere così, anche misere, di grande afflizione, poi magari tante volte uno apre una mail, non so perché ma ridono, però no, non lo so, vabbè, perché magari gli sembra, però come dire, quella solitudine interiore, no? Che poi appartiene a, quindi la consolazione è il fatto che uno poi ha un mestiere artistico, no? Che poi è proprio da artigiani, perché quando parlavo della forza fisica è quella, insomma, quindi in realtà è il lavoro, è proprio tirare fuori la forma dal blocco di pietra, tirare fuori la scultura, l'idea che tu hai, che è astratta, cercare di renderla poi concreta, di rendere qualcosa, però insomma in realtà io credo che il gesto della creazione richieda una grande umiltà, ecco. Io detesto quelli che sono, cioè come dire, che vogliono possedere la materia, che vogliono, capito? Per cui detesto sempre gli scrittori che hanno troppo pensiero, che vogliono in qualche misura, capito? Che parto sempre da un presupposto. In realtà credo che devi lasciare fluire la libertà. Quindi ci vuole una grandissima umiltà, perché tu ti devi sotterrare. E quindi io nella vita sono una cameriera, in realtà, cioè sono una, a casa mia, io sono una che se casca una cosa sono la prima a raccoglierla. Nella vita sono così, sono sempre stata, quindi non sono mai stata una persona, e credo che questo è, ridete, ma che bello. No, ma sono, no, ma perché c'è la controscena, qualcosa che stronzo. Sì. Vabbè, leggi, dai. No, volevo dire, finire questa cosa. Quindi credo che sia un mestiere che richieda una grande umiltà, perché tu devi, come dire, sotterrare te stesso, devi scomparire. E questo è vero così, perché poi le cose più belle sono quelle. Infatti tutte le cose di pensiero che magari all'inizio le metto là come nel procedere della scrittura, ogni tanto come bisogno di rifare il punto, no? Quindi sono come cantinelle che tu posi, però in realtà è tutto cascama, alla fine levo tutto, perché credo che tu devi semplicemente seguire, come dire, la cosa. E poi però ci vuole anche una sorta di follia e di presunzione, perché tu devi presumere di poter costruire un mondo, no? Di poterlo tirare fuori dal niente, di poter
sotterrare qualche cosa, e questo richiede una sorta di sfrontatezza, una sorta di coraggio, capito, originario. Credo che questo appartenga a tutte e due, cioè anche, siamo tutte e due molto scanzonati in questo farci, cioè comunque ci proviamo. Allora a me, capito, quello che mi puoi dire tante cose, ma io comunque oso sempre, ci provo sempre e vado fino in fondo e mi sporco le mani fino in fondo. E queste poi sono le persone che mi piacciono, a me quelli che poi si trattengono e sono tutti poi alla fine calibrati, anche quegli scrittori un po' scalcinati, che hanno l'aria di essere un po' tutti invece, come dire, invece cioè, di sotto senti gracitare un, capito, un narcisismo e una voglia. Ecco, credo che sia io che Sergio siamo molto, insomma, anche lui è un uomo di un'umiltà, di una... questa, quindi anzi, quasi finto... ma che stai facendo qualcosa? No, ma lui... Comunque siamo maltrattati in famiglia, se questo che vuoi sapere, siamo maltrattati... Ci deridono i nostri figli. Dei quattro neanche uno che vi... Forse Maria, quella che somiglia più a lui. Il più piccolo mi considera un mito, ma ha 6 anni. Ancora non sa. Leggi? Leggo? Dai. A proposito di coppia? Sì, no. E chi no? Ci è venuto al mondo adesso. Ah. In ordine ci è venuto al mondo. Dovrei dire a Pietro che cosa pensavo mentre veniva al mondo? Pensavo agli sniper, alle loro tragiche vite, a quell'intervista filmata che ho visto. Il ragazzo ha gli occhi azzurri e sorride, dice, ma è come sparare sui conigli, è lo stesso. E io vedo il bambino blu. Il bambino gioca con uno slittino, lo trascina in salita tirandolo per la corda. È una bella fatica ogni volta, perché scendere è un soffio, salire invece... Però ne vale la pena. È una bella giornata di luce. C'è la neve fresca, il bianco che ha coperto il nero. Il cecchino ha bevuto grappa di prugne, ha fumato, ha buttato in terra la cicca che non si è ancora spenta. Poi ha ripreso la sua vanga, il suo fucile. Sua madre un giorno lo ha messo al mondo, lo ha battezzato. Il cecchino ha una croce al collo, crede nella divina Trinità, quella della grande Serbia. Almeno così gli sembra di ricordare, perché sono passati pochi mesi, ma tutto è cambiato e lui non ricorda bene perché è salito lassù in montagna con gli altri. Ma spara sulla sua città. Spara sul suo quartiere. Alza il fucile, infila il suo occhio fermo e cerca. E gli piace cercare. Gli dà una scossa che dal petto gli scende nella pancia, poi nei testicoli. E sceglie quella discesa, quel sentiero coperto di neve dove anche lui giocava da bambino. Ha nostalgia di quei giorni, della sua infanzia, come tutti gli uomini. Non è dispiaciuto. Quando ha camminato nel fango per superare quel fiume marciando verso i monti, sapeva che non sarebbe tornato. Ci sono altri bambini sulla discesa, tra due stabili sventrati. L'edificio sulla sinistra era la scuola elementare che anche lui ha frequentato. Per un attimo gli torna in mente la maestra che spalmava la pasteta sul pane e gliene dava una fetta. E lui le sorrideva, le diceva, fala. Gli piaceva quella maestra e non ricorda nemmeno se era serba o musulmana. Ci pensa, ma non se lo ricorda. La scuola adesso è uno scheletro, come la struttura di una palazzina mai finita a cui qualcuno ha dato fuoco. I bambini giocano, lui li ha visti arrivare, non li aspettava. Non sa mai che cosa gli capiterà, dove si fermerà la sua attenzione, su quale bersaglio, su quale cilii. È una parola che gli piace, cilii, perché è il suo lavoro di tutti i giorni, perché è una parola pulita. Uomo, donna, bambino, gli sembrano parole che sporcano la sua missione. I bambini sono bersagli piccoli, maleni, cilievi. E lui in genere non spara sui bersagli piccoli, si muovono troppo. Ma stamattina è molto facile. Stamattina è un invito. I maleni cilievi sembrano conigli sparsi sulla neve.
Le loro madri li hanno lasciati uscire, non potevano tenere i bambini tutto il giorno all'umido dei rifugi e magari volevano essere libere, fare il bucato, preparare una zuppa d'erba. Il cecchino cerca. I bambini sono ancora macchie sulla neve, piccole figure dai contorni imprecisi. Gira la manopola che regola il cannocchiale del suo fucile di precisione e vede pasta di neve, pezzi di golf, pezzi di volti. È troppo sopra, l'immagine è sgranata. Allora cerca il fuoco giusto, s'avvicina, stringe e tira fuori dall'ignoto, dalla neve. I malenici lievi adesso sono bambini. Lui cammina un po' con il suo cannocchiale, fa qualche passo con loro, segue il gioco che fanno. Lo faceva anche lui, quel gioco. Scivolava giù dentro una cassetta di plastica insieme a suo fratello. Una volta cadde contro una grossa pietra che spuntava dalla neve e si chiede se c'è ancora. La cerca e la trova. Gli piace trovare segni della sua vita passata, anche se sa che non tornerà più. Non prova nessuna emozione, è come riconoscere un territorio. Per un cacciatore è importante. E si ferma su un bambino. Non sa perché sceglie lui piuttosto che un altro, forse perché non ha il cappello, ha la fronte scoperta. E quando si volta gli vede il buco sulla nuca. Dovrei dirlo questo a Pietro. Lui nasceva e io pensavo alla nuca del bambino blu. La vedevo, era davanti a me, nel mirino di uno sniper, l'attaccatura dei capelli dove comincia la vita. Il mio cuore pulsa dentro quello del cecchino e sono io che scelgo quel bambino. Lo scelgo perché ha la nuca scoperta e questi capelli corti, compatti, come una testa di pelo. Sono capelli che odorano e il cecchino può sentire quell'odore. Anche lui da bambino aveva capelli così, spessi, induriti dal sudore, senza rumore. Il bambino sta muovendo gli ultimi passi della sua vita sulla neve. Ride, ha le guance rosse, il fumo bianco del freddo e trascina lo slittino in salita. Il mirino sulla canna del fucile si muove con i passi del bambino. S'arrampica con lui sulla neve. Il cecchino non sa perché gli è capitato questo lavoro, come è andata esattamente. Sono state le circostanze. Ci sono sacchi di terra impilati nella neve. Potrebbe spostare la mira, tirare in uno di quei sacchi e per lui non farebbe nessuna differenza. Ma il fatto è che per ogni bersaglio colpito lui riceve un premio in marchi. E lui di quel premio ha bisogno perché la paga del soldato è bassa. Lui invece vuole comprarsi una macchina, una BMW con il tettuccio che s'apre. Pensa a quella macchina, ai sedili neri, all'accendino nel cruscotto. Pensa a quel vento che gli farà vivere i capelli. Il coniglio è un bambino. Avanza con i suoi capelli a calotta, con la sua nuca. Il corpo del cecchino è incollato al fucile e sono un unico pezzo. È l'attimo dell'amplesso, del pene che si indurisce meccanicamente. Non c'è nessuna volontà, solo quella del proiettile. È quella che agisce, perché il cecchino si lascia guidare dalla sua esperienza. Piega il dito, poi lo lascia. È un attimo pericoloso il percorso silenzioso del proiettile nell'aria bianca, come uno spermatozoo che cammina sotto la lente del microscopio. Potrebbe incontrare qualcosa, un ostacolo che gli devia il percorso. Questo attimo è il migliore. Non è esattamente di puro piacere, è anche doloroso, come una eiaculazione troppo ritardata. Il petto prende il colpo del rinculo. L'aria è bianca. Il proiettile ha raggiunto la nuca. Il bambino è caduto a faccia sotto. Gli altri scappano, lasciano gli slittini e corrono come conigli spaventati. Il cecchino torna sul suo luogo, gira intorno con la sua lente,
butta un occhio sulle orme rimaste. Gli piace quel silenzio quando controlla il suo lavoro, quando restano soltanto lui e il suo centro. Controlla il foro della nuca. Perfetto. Il bersaglio è piccolo. Il Maleni Cili è morto sul colpo. Non è nemmeno scivolato un po' sui gomiti. Il cecchino non ha bisogno di sprecare altri colpi per finirlo. E ora sorride, le guance accartocciate, gli occhi fermi, perché il cuore è morto. Passerà del tempo prima che vengano a prendere il bambino, lui lo sa. Aspetteranno che lui se ne vada, che finisca il suo turno. Il volto del bambino sta diventando blu nella neve. Il mozzicone che il cecchino ha buttato in terra è ancora acceso. Ogni tanto un giornalista s'arrampica, gli dice «Spara, che ti filmo!» mentre spari. E il cecchino spara per il giornalista. Poi fa l'intervista, le braccia conserte, la croce sulla divisa mimetica, il berretto nero. Ah, è come sparare ai conigli. Sorride. Poi la crosta della faccia si indurisce e resta solo quel misero stupore, quello del diavolo che guarda se stesso. Abbiamo un problema, Margaret. Come si fa a parlare dopo? Sì, questo è stato un libro veramente, insomma, un viaggio umano innanzitutto, perché veramente era un libro che pensavo da tantissimi anni, da quando cominciò quella guerra terribile nel cuore dell'Europa, e che poi, insomma, ci avrebbe dovuto insegnare tanto, invece abbiamo ignorato, insomma, abbiamo considerato, come dire, un problema umanitario, abbiamo mandato appunto pacchi umanitari, insomma, abbiamo discusso sui nostri divani, insomma, accadeva così vicino a noi, e credo che, insomma, quello è stato veramente, come dire, una cosa indelebile, no? questi profughi che arrivavano, questi bambini, insomma, le immagini che hanno. E fu anche la prima volta che noi vedemmo una guerra così vicina a noi, così tanto in televisione, no? Perché poi dopo ci siamo come abituati a questa vicinità, che però poi non, in realtà non ci rende più sensibili, non ci rende più migliori, no? Però, insomma, oramai è un esercizio che, insomma, che ahimè accade spesso, cioè quello di stare sui nostri divani, la nostra tranquillità, e di assistere in quella scatola azzurra all'orrore e di conviverci. E quindi credo, come al solito, il primo sentimento è stato sempre quello dell'indignazione, del dolore terribile, di dire vabbè, ma insomma, perché poi è come anche se tu scrivi sempre per cercare un equilibrio, no? Quell'eterno equilibrio fra il bene e il male, no? Sperando sempre che poi le cose belle, la meraviglia, la nascita, lo stupore, tutti i sentimenti migliori resistano, no? Però a volte sei talmente accasciato te come individuo e poi affacciato nel mondo. E quindi credo che quello, proprio il mio sguardo rimase come folgorata, anche perché poi non, come dire, quando i traumi sono troppo recenti, sono troppo vicini, tu non riesci a parlarne, no? E questa è una cosa della quale mi sono accorta anche andando là, perché poi non hanno scritto moltissimo loro, no? È come se una cosa, le cose più belle di quella guerra forse sono stati i reportage, sono stati i libri di interviste. Ad esempio, lessi un bellissimo libro di Jovan Divjak, che poi è il generale di Sarajevo, che è serbo di Sarajevo, che ha organizzato la difesa, insomma, Sofia, ha scritto delle bellissime cose. Tu sei andata dopo aver scritto, però? No, io sono andata prima di cominciare a scrivere. A un certo punto andai, però non andai durante la guerra. Però durante la guerra, diciamo, l'ho assistita, insomma, in televisione, insomma, leggendo, facendo, tant'è che avevo un baule di ritagli di giornali, di cose struggenti, di fotografie, di cose, avevo veramente tantissimo materiale, quindi l'avevo tenuto da parte così, insomma, quindi pensando sempre, perché era una cosa che mi aveva. Poi, ecco, insomma, andando lì mi sono resa conto, appunto, come dire, di questa città ancora così ferita. Poi era qualche anno fa, quindi ancora era molto, poi siamo tornati per il film e già è diverso, e adesso senti che comunque si sentono più parte dell'Europa, cioè, come dire, ha ripreso a pulsare, no? Cioè, come se la vita, perché ti chiedi come sia possibile che poi la vita ritorni, no? In queste terre così piene di sangue, in cui sono successe delle cose inenarrabili, delle cose che ti fanno dire va bene, ma la parola non serve a nulla, cioè non, perché quello tu cerchi sempre anche come scrittore di dare, come dire, di trovare le parole, no? Perché fondamentalmente di quello, di trovare le parole anche al dolore, no? Di dare all'indicibile, di cercare di dirlo. Però io l'ho sempre fatto anche, come dire, tirandomi un po' indietro, perché è come se tu, c'è come un eccesso, no? Quindi non voglio mai essere voyeuristica, non amo mai quegli scrittori che tendono a sottolineare troppo, quindi ci voleva, come dire, anche una leggerezza, una sorta, no? Per tornare su quei luoghi e cercare di guardarli
Ed è come dire, quindi sono tornata là veramente come quei detective che tornano nei luoghi, no, dopo anni e anni che un delitto è stato compiuto, ritrovi una cosa piccola e preziosa, e quella, e così è stato il mio tornare in quei luoghi, e come dire, catturare tante piccole ferite che si erano richiuse man malamente, no? È già, come dire, tangibile in questa città, proprio nei palazzi, soprattutto nell'anima delle persone, soprattutto nello spirito e soprattutto anche nelle nuove generazioni dei bambini, no? E quindi, perché quelli che non l'hanno vissuta, ma che l'hanno vissuta attraverso i racconti, cioè questa città circondata da cimiteri, insomma, è una città abbastanza impressionante, no? Eppure comunque la bellezza di queste donne meravigliose, perché Sarajevo è stata salvata da queste donne che comunque hanno resistito sotto il nulla, perché un assedio è una guerra completamente diversa, è quasi metafisico, cioè tutto è fermo, no? Ogni tanto una granata, ogni tanto un cecchino, questo esercizio dei cecchini che è la prima volta, no, che l'abbiamo visto, in maniera per cui c'erano tutti questi teli tesi da un palazzo all'altro, loro sparavano da queste colline, poi dall'altro una città anche, come dire, come fisionomia, che è molto, cioè, è dentro una conca, no? Quindi era molto facile, questa, quindi è proprio, come dire, questa guerra silenziosa. Quindi tanto qualcuno attraversava per cercare un po' di, ma veramente, quando c'era la zuppa di ortiche, le lumache, l'unica carne che mangiavano, perché poi è stata veramente isolata prima che aprissero questo tunnel, nel quale poi naturalmente è cominciato quel terribile commercio, per cui poi ti spieghi pure perché le guerre durano tanto, perché poi alla fine un uovo entrava dall'aeroporto da Butmir e poi usciva che costava 10 volte tanto, quindi insomma tutto quel commercio terribile, e queste donne che hanno resistito, che hanno continuato a truccarsi, a cercare, capito, di dargli la vera, di non dargli la vinta, con la dignità, hanno continuato a mettersi piccoli tacchi, il loro queste sono storie struggenti. E quindi l'ho inanellate tutte, insomma, credo che poi di averlo fatto con grande, insomma, veramente con un sentimento proprio di rispetto profondo, e quindi non ho inventato nulla, cioè i miei protagonisti italiani, i miei personaggi, poi è una storia di maternità, insomma, di trovare un figlio in una guerra, però loro, come dire, c'è la loro storia, ma la storia loro è completamente rispettata, per cui, per dire, l'unico episodio di guerra, cioè di questa mamma e di questa bambina, che sono le sorelle di Goigo, no? Che si incontrano, la bimba è sotto nel rifugio e la mamma è andata a stendere i panni, la bambina scappa per cercare la mamma sopra, la mamma scende giù per prendere la bimba nel rifugio e si incontrano a metà strada e la granata le uccide proprio là, quando si sono ricongiunte. Era una storia vera, insomma, che tutte queste storie, ecco, quindi come dire, questo terribile scenario di questa, però ecco, volevo dire, tante le persone che hanno vissuto un trauma non riescono a parlarne, non ce la fanno proprio. Io questo l'ho notato, io mi ricordavo questa ragazza Asia, che, diciamo, è stata un po' la persona che mi ha guidata, però lei non, in realtà non mi ha detto tanto. Per quello poi la letteratura ha la capacità di evocare. Cioè, tu l'hai fatto al posto suo e non. Sì, perché come anche. Se io, come dire, cioè, come questa cosa, io penso che da qualche parte è un mestiere medianico, no? Io l'ho sempre avuto questa cosa comunque di saper catturare qualche cosa, non so, è un esercizio, per quello dico poi è anche sfinente, perché poi è come ti devi svuotare completamente, in quel senso prima parlavo dell'umiltà, cioè per rendere pulita la lavagna, per pulirsi, per poter accogliere devi essere completamente vergine, completamente. E questo ogni volta, quindi per quello dico, devi essere incredibilmente umile, inginocchiarti. Ma e provarci con tutto te stesso. Per esempio la lingua semplice, tutto sommato, no? Di questo inaudito brano dello sniper, del cecchino, l'hai trovata subito? Sì, perché sì, è stato un libro veramente, l'ho scritto dopo anni di pensieri, l'ho scritto in maniera violenta nel giro di 9 mesi, anzi interruppi anche perché poi avevo... Proprio 9 mesi? Sì, 9 mesi, il tempo di una gestazione, è stato un libro, sì, insomma, sì. Io mi ricordo che lo consegnavo e scrissi La morte del papà, che insomma la notte prima proprio, e poi ho detto vabbè, poi perché volevo sempre tornare lì, ricontrollare tutti i luoghi, però ad esempio tutte le persone che hanno fatto quella guerra mi hanno detto sembra che tu sia stata qui con, cioè anche le cose più piccole, ma ti posso raccontare tanti episodi veramente incredibili che sono accaduti di... Quindi credo che poi insomma c'è questa, c'è stato come dire, come un assumersi quella storia, no? E questo è, insomma, è l'impegno, è qualcosa, però insomma non, è abbastanza un mistero, ecco. E poi tu l'hai passata ad altri che a loro volta l'hanno assunta leggendola invece di scriverla, no? Quindi c'è un passaggio della storia, hai raccontato una gestazione, poi la nascita di una storia e poi la crescita di questa, di questo racconto, di questa storia nelle vite, nelle teste degli altri. E quella è la letteratura, perché poi in realtà, come dire, i libri si continuano a scrivere nell'animo di chi li legge, no? E quindi si moltiplica, certo. In quel senso, e quindi quella è la cosa miracolosa, perché io tante cose le ho scritte, ma le ho scritte talmente, come dire, sotto assedio proprio, che poi sono stati gli altri a raccontare, quando dice poi sono gli altri che ti raccontano il tuo lavoro, no? Ecco, che ti le reazioni, per esempio, Avvenuto al mondo e al libro successivo, che è molto diverso. Sono state appunto diverse, cioè lo stesso lettore ti ha detto preferisco questo, mi piace più quello,
alcuni non sono rimasti un po' male. Per nessuno si salva da certo. solo. È piaciuto molto, perché poi a me piace molto il libro, perché è molto teatrale, molto brutale anche, quindi mi piaceva la lingua, quindi è un libro al quale io sono molto affetto, però è molto diverso dagli altri, quindi mi rendo conto che forse qualcuno è stato un po' magari anche spiazzato, perché insomma, molto spiazzato, diciamo, però io ne avevo bisogno, perché tu non puoi raccontare quello è un libro che mi ha fatto invecchiare, non posso dire un libro che dopo quello non, sinceramente avevo poca voglia. In confronto un malessere di coppia niente. Sì, insomma, ma poi l'abbiamo vissuto insieme in maniera... Comunque, sì. Vogliamo leggere... Leggiamo. Nessuno si salva da solo. Ricordatevelo. Vuoi un po' di vino? Lei muove appena il mento, un gesto vago, infastidito, assente. Deve essere lontana, presente altrove, in qualche cosa che le sta a cuore e che naturalmente non può essere lui. Li hanno strizzati in quel tavolino con i sottopiatti di carta da macelleria in mezzo a quel bordello. Delia ha ancora la borsa attaccata alla spalla. Guarda la coppia anziana seduta pochi tavoli più in là, perché era lì che le sarebbe piaciuto stare, in quell'angolo più appartato, la schiena protetta a ridosso del muro. Gaetano le versa da bere, fa un gesto ampio, un po' ridicolo. Ha imparato da quel sommelier che vede di notte in TV quando non riesce a dormire. Lei guarda il vino scendere, quel rumore meraviglioso che stasera sembra del tutto inutile, perché non si condisce il disamore con del buon vino. Sono gesti e soldi sprecati. E forse non doveva portarla in un ristorante. A lei non interessa mangiare, aspettare i piatti. I loro momenti migliori sono stati così, per caso, con un kebab, un cartoccio di castagne, le bucce sputate in terra. No, nei ristoranti non è mai andata tanto bene. Hanno cominciato ad andarci quando avevano già un po' di soldi, quando però l'idillio già scricchiolava come una dondola che non fa più bene il suo lavoro. La cameriera ha mollato i menù sul tavolo. E che cosa prendiamo? Che cosa ti va? Delia indica un piatto vegetariano, un tortino, una cagata. Lui invece no, lui invece si è seduto proprio per mangiare, per consolarsi di brutto. Delia solleva il bicchiere, uno di quei calici troppo bombati che lui le ha riempito a metà. Lo tocca con le labbra, senza veramente bere. Poi se lo posa sulla guancia. È quasi più grande del suo viso. Ha perso peso. Tutto quel dissesto l'ha fatta dimagrire. Gae per un attimo ha paura che lei abbia ricominciato con i vecchi problemi. Quando si sono conosciuti, lei era appena uscita dall'anoressia. Durante i primi baci con la lingua gli aveva fatto sentire i denti consumati dall'acidità del vomito. Sembravano quelli appena spuntati dei bambini che hanno appena segato la gengiva. E a lui aveva fatto una certa impressione, ma gli era anche sembrato il segno di una tale intimità. Era bello scambiarsi i dolori e renderli così familiari. Anche lui aveva un discreto zaino pieno di merda sulle spalle e non vedeva l'ora di svuotarlo ai piedi di una ragazza come lei. Fino a quel momento Gaetano aveva avuto soltanto relazioni piuttosto superficiali. Si nascondeva dietro una parvenza flessuosa e anche un po' crudele da giaguaro di Suburra. Suonava la batteria e questo lo rendeva uno da baci sul culo. Aveva gli occhi incassati e il resto del volto leggermente arretrato rispetto alla fronte, un po' da cavernicolo. E poteva permettersi di sembrare misterioso, anche se non lo era affatto. In realtà era molto sentimentale, alla ricerca disperata di un amore. Aveva genitori giovani e inattendibili, ma ancora insieme, nonostante tutto. Quindi aveva una sorta di ideale. E si sentiva più puro della maggior parte delle persone che conosceva. Questo ideale, un po' ridicolo nel suo mondo di chetamine, scopate dure, lo faceva sentire un Frankenstein qualunque, uno sfigato,
fatto di pezzi di cadaveri cuciti che non andavano d'accordo tra di loro. E Delia lo aveva attirato a sé, gli aveva aperto le braccia e le porte di una relazione profonda. E lui si infilava nella sua bocca. Quei denti rosi dall'assenza di stima in se stessa lo facevano impazzire di dolore e di amore. La cameriera lascia il cestino del pane. Mi piacerebbe fare un viaggio. Vabbè, è un sacrosanto diritto che lei faccia un viaggio. Deve essere davvero stanca. Sono tutte e due molto stanchi. Mi piacerebbe andare a Calcutta. È una sua vecchia fissa, quella di Calcutta, la città di Tagore, il suo scrittore preferito. Il dolore è transitorio, mentre l'oblio è permanente. Quante volte gli ha rotto il cazzo con Tagore. Ma forse non è la stagione adatta? Eh sì, magari finisco chiusa in una stanza d'albergo con la febbre, con la dissenteria. Adesso sorridono un po'. Eh sì, non è esattamente una grande idea. Ho bisogno di stare sola, di separarmi dai bambini, però non posso andare così lontano. Ha paura a lasciarli. Spesso li lascia, sul pavimento, muoversi intorno a lei come conigli, giocare con cose inappropriate, il cavatappi, il telefono capovolto con il suo tu. Li guarda piena d'amore, ma senza una vera vita, infilata in una astrazione, un pianeta riflesso, dove l'amore non chiede e non fa soffrire. E i bambini sono come apparizioni buone, senza bisogni reali. Non chiedono da mangiare, non fanno la cacca. Le scuole hanno chiuso da poco, sono cominciate le vacanze. Il grande campo dei 3 mesi vacanti. Scusa, vattene in un posto più allegro. No, non ha senso andare nella direzione opposta al tuo stato d'animo. Guy tira su un sorso di vino, la conosce, ha bisogno di essere squassata nel profondo, la vacuità del benessere la annoia e la spegne. Ha vissuto quasi 10 anni con lei e lei li ha spesi a criticare gli altri per come spendono e poi come corrono a guadagnare, per come s'affannano inutilmente solo per acciuffare sentimenti minori, malinconie imprecise, microdepressioni. Sai qual è il problema? È che nessuno ha più il coraggio di fare la cosa più semplice, cioè mettere a fuoco la propria vita. Quello che gli uomini hanno fatto da sempre, come unica via possibile, lottando, rischiando tutto, a noi sembra una fatica inutile. Gaetano annuisce. Ha beccato la cotoletta primavera sul menù, unta, massiccia, ma con quella spezzatina di pomodori sopra che la rende estiva e lo assolve, diciamo. Cerca la cameriera con gli occhi, il suo culo nei jeans scorticati. A noi non sembra necessario conoscere noi stessi. Ecco, dopo condanne simili, Delia sembra sentirsi meglio, più intelligente della media delle persone. Porta di nuovo il bicchiere alle labbra. Noi siamo depressi, imbecilli e depressi. Guy abbassa la testa, strappa un pezzo di pane. Naturalmente era su di lui che voleva planare. Si è seduta con quell'intenzione, demolirlo, farlo sentire un cialtrone, una di quelle persone che non mettono a fuoco la propria vita. Non è consolatorio. Ah, non t'ho chiesto io di uscire a cena? E lui sa che non è esattamente un buon inizio di serata. È uno sceneggiatore e se fosse onesto dovrebbe strappare il foglio e ricominciare da capo. Perfetto, no Margaret? Dettagli precisissimi, ti sarai anche divertita, suppongo, a scriverlo quanto noi alleggio. Chissà che sollievo da Sarajevo andare in un ristorante con la cotoletta primavera. E poi non è tanto un sollievo, infatti a me sembrava un libro lieve, invece tanti mi hanno detto per fortuna, però insomma in realtà è, come dire, è un libro molto teatrale, di continui dialoghi, di continui, insomma, come dire, c'è questo, la rottura di questa unione, no? E c'è questo corpo dell'amore, no? Che palpita da queste due creature che in realtà vorrebbero ancora provarci,
provare a farcela e in realtà non perché, come dire, vivono quel trauma terribile, qui non possono staccarsi da quella coppia, ma al di fuori di quella relazione d'amore hanno come perso la propria identità, no? Perché questo accade, no? Quando finisce un amore, che tu non sai chi non puoi chi più sei. Stare in quella coppia, ma fuori da quella coppia non sai più chi sei, e quindi è questa la insomma l'incontro. E poi insomma, ma c'è un momento, un periodo fra un libro e l'altro in cui sei disabitata, cioè non c'è la prossima storia che incalza, che ti abita, appunto? Ma sì, perché poi io sono una persona che fa tanto, quindi non è che poi io vivo con l'ossessione, insomma, quando io poi o lo faccio fino in fondo, quindi schiatto, quindi veramente diventa un tempo totale, quindi non è quella cosa, io sono un po' quelli che fanno una cosa, poi scribacchiano un po', poi tornano a fare quello, fanno 100 cose, in più non posso scrivere nulla d'altro, in realtà non scrivo per i giornali, non faccio nulla d'altro perché non riesco proprio anche perché è un appuntamento ultimo, un appuntamento estremo, è una cosa, quindi io nella vita non sono una grafoma, non scrivo neanche una cartolina, non scrivo neanche i messaggini, sì, forse due messaggini ogni tanto, ma non ho nessuna, non vado su internet, insomma non sono una persona di quelle che ama continuamente, no, cioè è proprio, è come dire, è come un mondo che si rivela all'improvviso, si apre, e quindi spesso invece ho dei lunghi periodi in cui poi faccio altro e va anche molto bene così, perché poi, come dire, è come se, quando dicevo prima, è come ogni volta voler tornare vergini, capisco bene il sentimento che precede il momento in cui andrò a scrivere, perché appunto c'è come un malessere molto profondo, c'è qualche cosa che poi alla fine mi riporta là, perché, come dire, è l'unica possibilità di farcela, no? Ma adesso in che fase sei? E sono nella fase che ho finito, diciamo, la prima versione di questa nuova, però insomma c'è molto molto da fare. Ma ti piace il dover rimettere le mani su? Molto poco. Mi piace molto la perché non lo dai a... No, ma non si può assolutamente, no. No, anche perché lui non nessuno si azzarda ad avvicinarsi, perché sono in questo sono molto tirannica, non insomma, non... Ha paura. Però lui devo dire è il primo lettore, cosa, insomma, perché io non ma sono di un lettore di... a voce bassa o a voce alta? Cioè tu hai bisogno poi di sentire la voce proprio fisica, le onde sonore, oppure si legge? A volte sì, a volte le faccio ascoltare le sue parole. Gliele leggo. Perché altro perché come se fosse uno scrittore cieco. Io penso sempre che sia una boiata. Sì, bravo, una boiata, sì. Quindi alla fine una boiata, proprio una grande, perché alla fine dico ma perché poi ogni volta oso, però è come dire, sempre mi piace un po' sfiorare anche il ridicolo, cioè dire che ogni volta, anche questa volta ho usato molto, e quindi è l'unica cosa che mi, perché se no se non mi diverto io, se non sono io, capito, che sto, ecco, che me la gioco tutta fino in fondo, non è un esercizio che non mi va di fare, ecco, farlo perché, quindi non ho mai ripetuto nulla, non ho mai, quindi ogni volta è una strada nuova, sono sabbie mobili, mi possono inghiottire. Tu sai che un vero giornalista sarebbe lì adesso a dirti vabbè, ma questo libro nuovo che cos'è, ma insomma no, è impossibile, non si può, ma tu lo sai? Sì, certo. E quanto vuoi per dirti? No, non c'è prezzo per la serenità coniugale, non c'è prezzo, perché poi potresti prendere ma la lettura a voce alta quando arriva a te, questo cos'è, una stampata? Cosa, sì, fisicamente che cos'è? È l'A4. Questo. È l'ultima pagina. Carta. Sì, carta. È l'ultima versione, quella definitiva, oppure il fatto di sentirla dalla viva voce ti costringe poi a cambiare delle cose? Ma lui legge, diciamo, legge, gli porto i fogli e lui li legge, sì, lui proprio è come il pane caldo, per cui gli piace proprio dire, insomma, arrivare la notte, in qualunque momento lui se le legge da solo, e quindi per lui è proprio una grande consolazione, me lo dice sempre, insomma, quindi in quello è molto gentile. E quindi lui lo fa per conto proprio, poi ogni tanto, sì. Perché? Perché gentile è un aggettivo molto preciso. Certo, no? Certo. No, ma poi sentirselo dire dopo 25 anni... di matrimonio è un buon segno. È più che gentile, però non voglio essere neanche troppo strappa, capito? Però insomma è molto appassionato, diciamo, è assolutamente. Certo. Quindi voglio dire, è proprio. Quindi, però insomma, è un lettore militante, ma insomma è ovvio che è così, no? Poi spesso gli scrittori hanno qualcuno in casa che poi è quello che c'è, come dire, un canale talmente. Poi Sergio, insomma, ma io non posso. Cioè, dalle galline a Sergio è stato un. Sì.
Però non voglio essere, ma non posso fare troppi complimenti però Giovanna, perché sennò diventa una cosa troppo, no, comunque diciamo, ma lui ogni tanto poi mi legge qualche cosa a voce alta quando vuole appunto rincuorarmi e darmi un po', perché credimi, però io credo di avere una grande potenza, però sono anche incredibilmente vulnerabile, per cui nell'esercizio di dire butto tutto, l'ho fatto tante volte, non è che l'ho fatto poche volte, quello di poi di arrivare in fondo e di non, e di decidere che non andava bene, lui nonostante ha cercato di convincermi, in realtà non c'è stato verso, quindi adesso lui sta molto là che insomma mi tiene insieme, perché in realtà lui mi tiene insieme. Insieme, perché poi io ho bisogno di tanto coraggio, di tanto, quindi insomma lui alla fine mi cerca sempre di farmi vedere quello che ho fatto, no? Perché quando ti dico che in realtà le cose si rivelano nel momento in cui gli altri ne fruiscono, no? E lui è il primo, capito, che si addentra in quella materia che è ancora così. Ma per fare questo deve dire delle cose, cioè occorrono le parole o non serve, basta l'atto della lettura e tutto quello che non... Ma a volte basta soltanto la risposta dell'emozione. Cioè leggi e la prima cosa in cui credo personalmente è il ritorno dell'emozione. Se c'è quello significa per me già molto. Poi sai che c'è la sua scrittura, una scrittura molto visiva, secondo me, molto piena di immagini. Allora, tu sei già lì che muovi la... No, siccome voglio dire, il mio lavoro è quell'altro, io ho come, mi diverto naturalmente a dissotterrare le immagini dietro quelle parole. Margaret, non ascoltare un attimo. Dica, non si può. Se non ti piace una cosa che lei ti fa leggere, che fai? Allora, devo risponderti sinceramente? Mi anche piace no. Tutto. Vabbè, ma questo è genio comunale, ma questa certo, è... Scusa. No, mi piace tutto perché mi piace la sua scrittura, perché riconosco la sua nella sua scrittura la persona che sta accanto a me. E c'è qualcosa di... Vabbè, ma qua si piange. No, vabbè, no, ma è la verità. Io che devo fare? Sì. Ora, siamo in temi di biennale democrazia. C'è molta democrazia a casa nostra, anche se non sembra. Cosa intendi per democrazia, Castellitto? Cioè che ognuno pensa, che ognuno dice la propria opinione e poi decide uno. Vabbè, è la sintesi. Sì, diciamo che già sarebbe una cosa, insomma, in un paese che, come il nostro, che sta rotolando... Tu dici, Sì. Vedi soluzioni, spiraglie dei Presidenti della Repubblica? Nella nostra famiglia o non... Fai tu. No, non mi permetto di dire chi vorrei come Presidente della Repubblica. Però? Emma Bonino. Allora, sentite... È un gran peccato, perché io stavo veramente divertendomi tantissimo, poi fra voi due, dobbiamo andare verso il finale, ve ne propongo due. Uno è che Margaret, se ha voglia, legga lei, non è che puoi leggere sempre solo te. No? Poi... Sei d'accordo? Assolutamente. Da Mare al Mattino, che è un libro tutto diverso, Margaret. Ma al mattino è un libro diverso, di perché è un piccolo libro che ho fatto veramente anche quello in maniera molto, l'ho fatto con nasceva da una piccola, in genere io vado, scrivo moltissimo e poi tendo a tagliare tanto, invece questa era una cosa che era nata più piccola, con un racconto lungo, poi l'ho lavorato e quindi è stato un esercizio nuovo. Anche qui racconta una vicenda di Ultimi, che poi alla fine è sempre, perché racconta la vicenda dei Tripolini, no? Cioè di queste persone che poi sono state scacciate da Gheddafi, che andarono lì con le prime colonie eccetera, e che poi insomma lavorarono e resero una fruttiera del deserto, hanno costruito strade, ospedali, cose tantissime, c'era una comunità di italiani molto molto vasta che fu scacciata dopo il colpo di stato di Gheddafi e persero tutto, e quindi destini interrotti, no? Che è un tema sempre molto letterario, quindi c'è questo mare, c'è questo Mediterraneo attraversato adesso da tutti questi barconi di questi ultimi che appunto che cercano salvezza come noi l'abbiamo cercata poi lì, e quindi ci sono questi due mondi, no? E questi due lembi di terra che si guardano, questo mare in mezzo, questo mare che è anche un inghiottitoio di vite, no? Di destini, e quindi questa donna che poi è la protagonista, che è una donna insomma di 50 anni, la mia età, insomma, che guarda indietro con nostalgia questo mondo arabo che ha lasciato, no? E quindi è un libro anche molto arabo, c'è molto deserto, c'è molto l'incanto di quel deserto, e poi c'è la terribilità invece degli eventi, insomma, della guerra, e di un bambino piccolissimo e puro e che non ha mai visto il mare, che Farid, che per la prima volta con sua madre
sale su una barca, di questi barconi terribili, c'è questo viaggio che poi insomma non arriveranno mai, no? E dall'altra parte, insomma, quindi tutti questi destini interrotti. Però poi questo un ragazzo di oggi, che è il figlio di Angelina, la donna siciliana, la tripolina scacciata allora, cerca sulla spiaggia i detriti, no? Gli avanzi di questi barconi, no? E c'è questo cimitero marino, no? E a un certo punto questo ragazzo è come se prendesse degli avanzi della sua vita, ma anche dei resti, come dire, dei ricordi di sua madre, come se prendesse, e quindi anche quello poi, come dire, un esercizio letterario, no? Come, e poi prende tutti questi pezzi e ne fa come un grande, un'opera concettuale, fa come un grande pannello, no? Ed è come ricostruire i ricordi. Ma sono di nuovo, scusami, frammenti televisivi, immagini, pezzi di telegiornale che diventano libro? Ma questo è un po' tutto, insomma, questa vicenda di Tripolini è molto misconosciuta. Io mi sono molto, appassionata molto perché, poco conosciuta, sì, perché sì. Avevo conosciuto una persona, ecco. Cioè, quindi avevo una passione personale per questa vicenda, e quindi poi naturalmente da queste immagini terribili, perché poi alla fine di quello ci nutriamo, no? Cioè, tutto quello che a me appare terribile, no? Tutto quello che non mi toglie il sonno, credo come ogni, cioè pensare ai nostri figli e pensare di colpo a un bambino su uno di quei barconi, certo. E quindi ho immaginato questa storia, no? Questi destini. Poi, insomma, adesso quindi abbiamo parlato tanto, quindi è molto, non si può dire in poche. Però, insomma, c'è questo ragazzo che ricostruisce, c'è sempre qualcuno che ricostruisce, no? Che poi, appunto, come dire, forse avrà un destino artistico questo ragazzo, ma insomma è qualcuno che prende pezzi, no? Che poi, insomma, questa è la letteratura, no? Cerchi dei pezzi e poi li ricomponi, no? In questo puzzle che rimane sempre con dei vuoti, no? Ma ogni libro è così, insomma, quando poi per avanzare devi sempre perdere qualcosa. Io penso sempre alla fine che ho scritto un libro, che ho finito di scrivere un libro, penso che poi alla fine appunto sia una crescita da qualche parte, ma ogni crescita prevede una privazione, quindi forse è come mi sono anche privata del libro che avrei potuto scrivere. In questo senso, quando parlavo prima dell'invecchiare, dell'andare avanti, no, del continuare a crescere, alla fine io so che penso sempre che il mio libro migliore sarà quello nuovo, quello dopo, no? Quello dopo, e sarà forse così fino alla fine, e questo è... È l'incanto, no? Perché poi appunto, come dire, ogni libro forse è anche l'aborto, la perdita di quello che tu hai immaginato, di quello che da qualche parte pensavi. È contenuto poi. Sì, poi alla fine è un'altra cosa, perché è un lavoro misterioso e tale deve essere, cioè un lavoro dove le storie devono andare da sole, insomma, devono camminare, capito? Contenere non si può mai, e quindi quando dico appunto contenere il caos è una cosa, capito? Però devi cercare, come dire, dar loro libertà e poi nel contempo cercare ogni tanto di non perderti. Io mi sono persa infinite volte perché tendo a perdermi, no? Quindi nei sentieri laterali, quindi spesso dei libri, ciò che mi piace di più magari sono le pagine che poi ho, quelle laterali, che poi per forza ti sei appassionato a un personaggio minore che poi hai dovuto per forza di cose togliere, no? Però magari ecco più quello che non... perché spesso, come dire, i protagonisti ti stancano, no? Come ti stancano, come dire, il fiume, quello più... e spesso invece magari, insomma, appunto... Allora, finale... con Margaret Mazzantini che legge Da mare al mattino. Io però vi chiederei un prefinale di teatro aulico. Come cammina la gallina ritroso? No, ma ce ne vuole. No, no. Non si fa così. In realtà sono 25 anni che ci provo, ma ancora non ho imparato. Guarda, no. Quindi non è riuscita a addestrarti veramente? No, decisamente. Ha finto? Sei sicuro? Sì, sì. Però potrebbe essere su YouTube fra 20 secondi. Beh, questa è la paura. Indimenticabile. Già ho dei problemi di stima nei confronti dei miei figli, non vorrei che mi capita su YouTube dopo. Pensa se ti scaricano mentre cammini al contrario facendo coccodè, non sarebbe... Eh sì, non sarebbe male. Va bene, Margaret. È l'ultima pagina. Poi era successo. Che mese era? Ottobre, sempre ottobre. Il mese della cacciata, il mese del suo compleanno. E Angelina davvero aveva pensato di non arrivarci viva a quel compleanno. Uno di quei pensieri che ti entrano dentro e ti mordono alle gambe. Aveva fatto una specie di testamento, ordinato le cose, il conto in banca, le bollette pagate bene in vista. Vito era partito. Forse era quello, il sentimento della morte. L'ho cresciuto, ora posso andarmene. Peccato per gli errori, tanti, eppure pochi se li metti in fila di notte mentre svuoti un cassetto e fai ordine nella sciagura. Le fotografie dell'Africa e il resto, vecchi biglietti d'autobus, una busta di analisi, la calligrafia di un certo signore che per un certo periodo ha creduto di amarti. Aveva scritto anche una lunga lettera a Vito. Amore mio, cominciava così. Figlio mio, cominciava così. Una di quelle lettere notturne che non vanno da nessuna parte,
scavano insieme ai netturbini che passano sotto casa. Vanno troppo lontane, dove non è giusto andare. Una madre deve starsene un passo indietro. S'era fumata sigarette fino al veleno quella notte. Al mattino aveva buttato il pacchetto rimasto e la lettera, con una certa violenza. S'era messa a pulire il frigorifero. Aveva liquidato ogni sua cosa indegna. Vecchi appunti, una confezione di preservativi scaduti, che ancora conservava come emblema dell'amore sessuale, della sua possibilità. Assurda, come tante cose assurde, i pensieri soprattutto, come la scopa che graffiava in terrazzo. Aveva messo fiori a lunga durata nei vasi, la casa pulita, per lui se tornava. Si era stesa sul letto con i piedi nudi, per vedere come sarebbe stato il suo cadavere, ed aveva aspettato tanto tempo. Pensava solo a Vito, a lui accanto a lei. S'era messa alla finestra. Il compleanno era arrivato, era viva. Naturalmente era stata solo l'ansia. Vito da Londra aveva chiamato. Si sentiva il frastuono del bar italiano dove lavorava. Buon compleanno, ma. Poi aveva richiamato dopo mezz'ora. Hai saputo, ma? L'hanno ammazzato. Angelina aveva sentito i colpi. Una mitragliatrice intera sparata addosso. Chi? Hanno ammazzato chi? Pensava a Vito a Londra, agli attentati, alla metropolitana, alla piazza affollata davanti alla Tate Gallery dove lui trascorreva le domeniche. Gheddafi. Hanno ammazzato Gheddafi. Ah, era caduta su un tappeto di petali, leggera e immortale. Era quello il delitto d'ottobre. Non era andata su internet a vedersi il flagello, la fuga nel buco di cemento del topo insanguinato. Conosce la fine dei dittatori, quando la carne diventa gomma da trascinare. L'insensatezza della rabbia postuma. Nessuna gioia, solo un macabro trofeo che sporca i vivi. La memoria è calce sui marciapiedi del sangue. Siamo liberi. Evviva, evviva.